Buongiorno, benvenuti a Vera Mattina Estate, una nuova mattina con voi. Precipitosamente, ci sono riuscita a dirlo, le 9 di mattina e tanta roba. Siamo arrivati addirittura a giovedì, ragazzi, ma come volano i giorni? Ormai stiamo per abbandonare luglio e già è finito anche questo mese, abbracceremo il caldissimo agosto. Speriamo che quest'estate si possa concludere nei migliori dei modi e noi siamo sempre qui ogni mattina. Subito rompiamo il ghiaccio con degli ospiti eccezionali che sono un punto di riferimento che riguarda un argomento molto caldo e soprattutto molto appassionante e soprattutto originale. A proposito di territorio, a proposito di fantasia, a proposito di sorrisi, adesso vi presento due persone eccezionali, abbiamo già subito fatto amicizia dietro le quinte, loro sono fantastici, sono molto famosi, sono un punto di riferimento delle Marche perché hanno permesso alla fumettistica di poter portare San Benedetto in giro per l'Italia e non solo, e sto parlando di Valentino Coratella e Raffaella Grannò, che sono fumettisti, ovvero anche la mamma e il papà di San Beach Comics e non solo, perché rappresentano un'associazione importantissima che ha dato vita a Cippi, Whippy, Tacchi, Cippina, Boboli e poi? Cioè, ho saltato qualcuno? Sono tantissimi. Sono tantissimi. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Voi avete veramente disegnato i colori di San Benedetto, ma soprattutto i colori della fantasia e della creatività. Noi parliamo spesso e volentieri di arte e la fumettistica è un'arte eccezionale. È la nona arte, viene considerata la nona arte. Ed è una delle forme di cultura assolutamente più utili secondo me per l'apprendimento. Diciamo che qui la mia compagna con cui abbiamo perché ideato... Perché voi siete compagni, soci, sì, compagni, di questa soci... fantastica storia, ma siete anche compagni di vita. Sì, sì, siamo anche compagni di vita. Infatti è iniziato tutto proprio perché ci siamo trovati noi. Esatto. Prima vivevamo a Roma insieme, ma adesso siamo... Lei è San Benedettese di nascita, io sono... Non l'avrei mai detto per l'accento. Lei? No, te. Ah, no, io non so San Benedettese di nascita, io sono San Benedettese da una decade oramai. Siamo venuti a vivere qui e noi facevamo fumetti per bambini soprattutto, perché comunque è quella fascia d'età in cui il messaggio tramite l'immagine oltre che il testo arriva più diretto. Diciamo che se un bambino gli vuoi insegnare qualcosa, gli dai un fumetto che spiega quel qualcosa, fai sì che il bambino lo apprenda più volentieri e più in maniera rapida e semplice. Ci siamo detti però, noi facciamo i fumettisti, ma a San Benedetto non c'è una fiera del fumetto. Eppure intorno, in zona a San Benedetto, è pieno di fiere, piccoline, per carità, un po' acerbe alcune, però pieno. Facciamone una grossa col botto, iniziamo, partiamo col botto, facciamo una fierona enorme. E così abbiamo deciso, ragazzi, abbiamo un mese di tempo per creare un'associazione culturale e fare una fiera. Ci vorranno centinaia di persone per farla. Quanti siamo? 4. Ok, facciamola. E abbiamo fatto in 4 una fiera che all'epoca dai giornali Resto del Carlino, Corriere Adriatico, Riviera Oggi, no, venne definita ciclopica e tutti però si chiedevano, ma gli organizzatori... E ci vedevano passare con i tavoli sulla schiena, con le luci, con i generatori a benzina, perché materialmente eravamo partiti a fare una fiera che richiedeva centinaia di persone in 4. Guarda, ti posso dire, per esperienza, visto che un pochino di eventi me ne intendo e li ho vissuti, gli eventi dove gli stessi organizzatori si sporcano le mani, fra virgolette, caricano, puliscono, coordinano, gestiscono, ma danno l'esempio, sono gli eventi più belli e riusciti. È vero perché vuol dire che lo stanno facendo per passione. Quindi San Beach Comics è una fiera che nasce per passione. Ma sembra un discorso quasi politico quello che faccio, ma non c'entra niente la politica. Politica noi evitiamo di parlarne sotto l'ombrellone con tutto il rispetto. No, ovviamente. No, è una noi frase. Cerchiamo di parlare dell'essenza. L'associazionismo è un passaggio fondamentale dei nostri doveri e dei diritti. Giusto. In maniera uguale, quindi andiamo sulla filosofia della questione. Sì, sì, no. È una frase filosofica che può sembrare politica, per quello dicevo. Che il San Beach Comics è una fiera fatta da
amanti del mondo del comics per gli amanti del comics, quindi è una fiera fatta dal popolo per popolo praticamente, è per questo che viene bene, perché è una fiera fatta da ammiratori e frequentatori delle fiere per gente che va alle fiere, quindi oltre il culturale c'è proprio un magari rinunciamo ad andare a una fiera grossa come un Romix o un Lucca Comics per realizzare la nostra. Però a quel punto ti stai sacrificando, rinunciando a una tua passione, potendola comunque fare qui. E come, cioè, come funziona? Ci sono sinergie, si innescano partnership, collaborazioni? Perché comunque sbirciando e conoscendo un po' l'ambiente dei cosplay ho potuto vedere che bene o male i personaggi sono, e gli attori protagonisti sono sempre gli stessi, o comunque ci si riunisce, ci si ritrova, ci si scambia, quando le persone si spostano, conosco molte diverse persone che si sono buttate in questo settore, ma devo dire che è cresciuta in maniera strepitosa, pazzesca, c'è un'attenzione meravigliosa su questa particolare forma di rappresentazione artistica, perché a tutti gli effetti è attoriale e poi è artistica, perché ripropone i fumetti e quindi lascia largo spazio anche all'interesse dei più piccoli e degli adulti che erano piccoli, che seguivano i fumetti, i cartoni animati, e quindi ci si riappassiona a un evento unico. Allora, diciamo che cosplay non è carnevale, come pensano molti. Questo, lo dico perché è a casa, è a lavoro, anzi, il vicepresidente dell'associazione che si occupa lui prevalentemente del cosplay. Il cosplay sì, è interpretazione, è esibizione ed è anche artigianato, perché molti, la stragrande maggior parte dei cosplayer fabbricano da soli i loro vestiti, fabbricano da soli i loro utensili, le armi, sempre tutte cose innocue. Quando parliamo di armi parliamo di foam, di materassina, non parliamo nemmeno di legno o di metallo. Però le armi loro le fanno sulla base di quello che vedono sul cartone animato, sul fumetto, sul film. Il cosplay è anche più semplicemente una persona vestita da Game Boy gigante. Un'interpretazione. Però è un'interpretazione. Solitamente chi fa le gare cosplay sale sul palco e si esibisce con una musica e prepara una coreografia. Ci sono giurie e giudici, e comunque oggigiorno il cosplay ha raggiunto vette enormi. Ci sono cosplayer famosi su... Diciamo un po' di numeri. Su Instagram arriviamo anche a cosplayer che hanno milioni di follower. Chi è il più famoso di tutti? A me viene in mente Leon Ciro. In Italia è il più famoso di tutti per il cosplay, e anche all'estero, cioè dopo iniziano le collaborazioni anche all'estero, quindi vieni chiamato proprio dalle case internazionali. Però tu fai una sorta di gavetta, diciamo, quando ti dedichi al cosplay, quando hai determinate follower, allora puoi aspirare, diciamo, all'Olimpo, essere tra i più seguiti. Poi, per esempio, internazionali abbiamo, come si chiama? Kamui è bravissima, lei praticamente ragazza inglese. Fa i cosplay, glieli commissiona addirittura le grandi case di videogiochi, e lei fa vedere in video come li costruisce piano piano, addirittura per fare delle parti luminose all'interno del cosplay salda le luci a LED. Sì, ha montato cosplay anche recentemente per fare l'armatura di un demone, che sul videogioco il demone si illumina ed emette fumo, ha messo una macchina del fumo all'interno dell'armatura. Pazzesco. E sono hollywoodiane, nel senso che i suoi cosplay valgono dai 5.000 a 10.000 euro in su. Quindi la presenza in qualche modo è come se fosse la presenza di un attore famoso. Sì, e sì, sì. Via dicendo. Del settore, ovviamente. Però... Com'è nata questa realtà? Cioè, spiegateci un po' la storia, il meccanismo. Il meccanismo del cosplay, avrei voluto ci fosse qui Stefano Nebbia, che è più il mio vice, che era più, diciamo che il cosplay è nato almeno come in lo Giappone. È nato in Giappone, quasi tutto quello che arriva da noi è giapponese, nel senso che io ricordo mia madre che ci sta guardando, che buongiorno signora, che mi diceva
ma Kenshiro è violento, ma quello con i ninja è violento, ma guardati i cartoni italiani, guardati Heidi, guardati Candy Candy, mamma, veniva tutto dal Giappone, gli italiani non li facevano. Noi facevamo di cartoni animati la linea della Lagostina. Noi abbiamo, sì, abbiamo dei grandi studi, c'è lo studio di Bruno Bozzetto che fa grandi lavori, ma i cartoni mainstream, quelli famosissimi che vediamo su Bim Bum Bam, famosi manga, no? Poi dopo erano tutti manga. Io ricordo un TV Sorrisi e Canzoni molto disinformato che diceva: arrivano i manga in Italia, arriva Sailor Moon. In realtà erano decenni che avevamo i manga in Italia. Che poi avevamo il manga è il fumetto. Il manga è il fumetto, l'anime è la versione animata del fumetto stesso. Anime. Ah, ecco, questa non la sapevo io la differenza. Perché il tratto poi è quello, sì, stilizzato, sì, volto regolare, quasi geometrico, occhi grandissimi, languidi, luminosi. Quello è il tipico manga che è arrivato da noi negli anni 70. Eh sì, tutti i cartoni animati erano così, erano, sì, impostati su questo. Poi sulla violenza forse erano più violenti che Candy Candy perché c'era tantissimo pathos e dolore. Sì. C'è una satira dietro pazzesca sui cartoni, sì, animati degli anni 80, ma questo è un altro discorso, magari ci ritorneremo con una rubrica, sì, a parte. Ma andiamo sul fumetto. E poi soprattutto ricordiamo che c'è stata questa edizione, ovviamente online. Sì. Avete deciso di rispettare le regole, bravissimi, nonostante le difficoltà veramente, cioè il comics penso che sia stupendo appunto perché tu sei scenografico, quindi le persone si fermano, anche coloro che non hanno mai tenuto fra le mani un fumetto impazziscono, non puoi che tornare bambino, e quindi è stato difficile, penso, organizzare l'evento in remoto e soprattutto prendere questa decisione. Sì. Io lascio parlare a lei, che lei è il vero capo dell'associazione, è lei. Mi dicono che sono il presidente, Presidente Ombra. Stamattina ti è capitata male, sei sotto il sole. Praticamente la nostra fiera è stata scelta, abbiamo scelto di farla online perché pensavamo di rispettare soprattutto le regole e la salute delle persone, in primis di divertirci. E poi abbiamo visto che comunque anche il nostro pubblico online è stato comunque notevole, perché gli appassionati poi dopo vanno a ricercare l'ospite che noi invitiamo, diciamo, nella diretta online. E quindi siamo rimasti davvero soddisfatti perché abbiamo lavorato tantissimo nella promozione, diciamo, dell'evento. Grandi ascolti quest'anno. Sì, siamo davvero felici di come siano andate le cose e speriamo di tornare più vincitori il prossimo anno, magari con più sostegno, con magari, ecco, con più apprezzamento, perché noi non ci arrendiamo, non lasceremo mai la città senza la fiera del fumetto. Esatto. Perfella, come ti ha conquistato Valentino? Che domanda! C'entra il Signore degli Anelli. C'entra, vogliamo spoilerare? C'entra il Signore degli Anelli, sì. Che questo sarebbe uno dei tuoi libri che rappresentano le vie della bellezza. Sì, questa è la classica Bibbia che se ti sparano... Qui ci vuole un fucile anticarro per passarlo. Noi ci siamo conosciuti grazie al mondo del fantasy. Abbiamo scelto come libro da portare il Signore degli Anelli. Perché? Perché probabilmente è il progenitore di tutto quello che è il fantasy moderno. Ditemi quando posso calarlo, che è pesantissimo. Il peso della cultura e del fantasy. Tolkien, al tempo, quando questi libri erano solo favolette stupide per ragazzini e non avevano grosse tirature, né venivano presi molto in considerazione nelle librerie, soprattutto quelle londinesi, ha creato un mondo fantasy con addirittura delle grammatiche. Le lingue che si parlano sul Signore degli Anelli, l'elfico, l'orchico, sono vere lingue. C'è una grammatica, puoi studiarle e impararle. Ha creato un intero mondo e ha creato un'intera saga che ha portato poi negli anni al gioco di ruolo. Il gioco di ruolo che cos'è? Molti conosceranno Dungeons and Dragons.
tipici manuali americani, si immaginano i nerd americani negli anni 70-80 in uno stanzino che giocano con i cappucci. Che hanno tirato fuori Stranger Things. Che hanno tirato fuori la saga Stranger Things di Netflix. E si tutto torna. Sì, e si immaginano questi ragazzi che io con la spada attacco il drago rosso che ho di fronte a me, e il master che narra la storia dice: ok, tira il dado da 20. Ho fatto uno. Ti avvicini al drago con la spada, cerchi di sferrare un colpo, ma ti mangia, e la miseria e la poca fama ti perseguiteranno anche nell'aldilà. C'è un gioco di ruolo molto complesso, con dadi, regolamenti e quant'altro. Noi ci siamo conosciuti su una città virtuale, ovvero l'evoluzione di Dungeons & Dragons dal parlato al testuale. Era la stessa cosa, soltanto che scrivevi le azioni e scrivevi il parlato, quindi anche un modo per acquisire cultura, perché scrivere tanto in una chat dove giochi per ore con le persone, se non sai sinonimi e contrari, non ce la fai, risulti ripetitivo. Noi ci siamo incontrati quindi, perché vai proprio a creare dei veri e propri testi. Sì, proprio una storia del tuo personaggio, tu crei il tuo personaggio che interagisce con gli altri in questa chat, descrivendo le proprie azioni, quindi entro dentro la locanda, mi siedo al bancone, ordino una bibita, ovviamente tutto in un discorso un po' più medievaleggiante, diciamo. Si avvicinò alla porta della locanda, aprì la porta con la mancina, entrando notò gli astanti incappucciati, intenti ad archiviare. È tutto un gergo particolare. Ci sta ascoltando il nostro poeta Antonio Corradi, perché noi facciamo delle rubriche all'interno di Vera Mattina Estate, durante l'inverno di Pourparlers, dedicate alla poesia, ma un'interpretazione contemporanea della poesia, un riapproccio all'utilizzo della sapiente e dotta lingua italiana, che in qualche modo ci deve ristimolare determinate corde, e siete in linea, a quanto pare. Tu pensa a un videogioco, sì. Cosa può combinare? Sì, perché ti costringe comunque a parlare in maniera forbita, elegante e arcaica in alcuni casi. Bellissimo. In alcuni casi, quasi sempre. Quindi ti ha corteggiato in questo modo? No, io ero il gestore di una di queste città virtuali, perché c'era un gestore, c'era un vero meccanismo economico dietro. Ero un gestore ed ero un duca, un orco, e quindi controllavo e moderavo le chat, ero un moderatore sostanzialmente. Okay. Una sorta di notaio. Una sorta di... Sì, per semplificarlo. Lei era il capo di un clan di elfi oscuri. E poi tanto è rimasto. Sì, quindi... sempre all'ombra. Ma io giocavo anche con un personaggio che non era un personaggio importante, si chiamava Ludualea, era uno sbarbatello che giocava d'azzardo. E ho iniziato a giocare con lei, soltanto che ci siamo... ho sbagliato a usare le due pagine chat, e quindi ho inviato a lei messaggi con il moderatore invece che col giocatore, e lei mi fa: che succede? E un altro giocatore che mi conosceva dice: guarda, è sempre la stessa persona. E abbiamo detto: ci vediamo a Termini per un cappuccino? E sono 14 anni che stiamo insieme. Che bello! L'orco e l'elfo oscuro. Ah, e amore fu, Galeotto fu. Il moderare, veramente una bella storia questa, ma facciamo un passo indietro, mi piace questa linea che si collega, allora fantasia, creatività, arte, abilità artistica e tecnica, videogioco, libro, letteratura, insomma, e videogiochi, è un tutt'uno che combacia poi, sì, no? Sì. In un cerchio. Diciamo che la nostra attività associativa, noi siamo una... Allora, intanto diciamo chi siamo. Siamo l'associazione culturale no profit Fumetti Indelebili, e siamo, penso, del nostro settore l'unica realtà globale a San Benedetto. Ci sono associazioni che collaborano con noi sempre sanbenedettesi, come Spazio Ludico, dove non so se ancora il presidente è Sandro Chilli, sì. Che si occupa in genere, ci aiutano e gestiscono quasi per intero la ludica tradizionale, il gioco da tavolo. Quindi parliamo anche da il gioco di ruolo. Anche il gioco di ruolo. Solitamente è un'associazione che ci accompagna e ci aiuta a gestire questa tranche tanto impegnativa quanto le altre che ricopriamo noi, ma ci scaricano un po' di questo peso. Io intanto vedo che sfogli il nostro fumetto. Dopo questa premessa voglio, insomma, far vedere al pubblico di Vera Mattina cosa hanno combinato
cosa ha combinato questo grande amore, amore per la fumettistica e per il fantasy, ma l'amore della loro vita, della loro essenza, della loro coppia. La storia dell'uovo, com'è nato? Perché è proprio è vostro figlio praticamente. Sì, sì. Allora, anni fa io facevo il cassiere e avevo l'abitudine, mentre passavo la spesa, di disegnare con l'altra mano pupazzetti e storie sugli scontrini bianchi che strappavo dalla cassa. E qui saluto il mio direttore che mi ha odiato per questa cosa, ma poi ho scoperto che conservava i miei disegni dentro l'ufficio. E praticamente ci siamo uniti perché abbiamo due modi di disegnare differenti, nel senso io sono tradizionale, sono dall'antica, prendo il foglio, passo la matita e inchiostro. Lei poi mi scansiona i disegni e li colora in digitale. Solitamente ci abbiniamo anche per le storie. Io scrivo il soggetto e lei lo sceneggia, o viceversa. Lei scrive il soggetto e io faccio la sceneggiatura. Ci siamo avvicinati a questo mondo perché volevamo insegnare comunque ai bambini qualcosa. Infatti siamo stati a fare lezione presso le scuole per portare appunto la cultura del fumetto ai più piccoli. Cercando di magari far nascere loro il desiderio di diventare, che ne so, fumettisti. Infatti il nostro progetto è stato proprio creare una piccola redazione di un fumetto nelle scuole e i bambini si sono divertiti tantissimo perché ogni classe aveva dei gruppi dove c'era chi scriveva la storia, quindi quelli più bravi a scrivere scrivevano la storia, quelli più bravi e più precisi facevano i disegni e le inchiostrazioni, quelli più artistici coloravano la storia. Una vera redazione, c'erano bambini di terza elementare che facevano i caporedattori ed erano quelli più seri, li avevamo scelti in base al carattere. La storia dell'uovo nasce come fumetto non di denuncia sociale, ma un fumetto sociale, nel senso che spiega ciò che è giusto e ciò che è sbagliato ai bambini, in chiave molto molto leggera e molto divertente. È nato prima l'uovo o Cippi? bisognerebbe comprare il fumetto per saperlo, ma noi possiamo dirvi che è nato prima l'uovo. No, è nato Cippi. Cippi è nato per scoprire l'uovo. Il primo litigio di coppia in diretta, fantastico. No. Sguido. C'è un perché. Vi dico la prima introduzione. Dacci un po'. Siccome doveva essere la storia dell'uomo, che ripercorre le tappe dell'uomo, ma ci sono i pulcini come personaggi, quindi è la storia dell'uovo. La grande volontà celeste è che non volevamo usare una divinità in particolare, volevamo essere super partes per questa storia della divinità. Abbiamo creato un gufo saggio che si chiama La Grande Volontà Celeste e vive su un pianetino con una volpe, un po' la volpe ispirata alla volpe del Piccolo Principe. Che succede? Crea questo pianeta uovo, ma vuole vedere da vicino cosa sta succedendo. E quindi crea Cippi, un pulcino, che per la prima volta parla, perché nelle nostre avventure Cippi non parla mai, sa dire solo pio pio, nonostante i suoi amici lo riescano tutti a capire. E Cippi parla per la prima volta perché ha bisogno di interagire con le persone e passa attraverso le epoche, la preistoria, l'antico Egitto. Gli antichi egizi, poi il rinascimento, vi devo far vedere il rinascimento. Sì, c'è guardate questi c'è due un Cippi vitruviano. Cosa hanno, sono riusciti a fare? Cioè, a inizio capitolo troviamo delle illustrazioni. Fammi il primo piano qui. Cippi vitruviano. No. Questo è un modo meraviglioso pure di insegnare anche dei passaggi della di storia ai bambini. Ma stimolare perché ci vogliono gli stimoli e poi la lettura, no? Esatto. Perché il fumetto è lettura. Sì. È tanta lettura, è veramente tanta lettura, però c'è l'immagine che ti spinge, se sei piccolo, a continuare ad andare avanti. Si comprano ancora i fumetti, come il mercato dei fumetti? Gli mercato adulti dei... comprano i fumetti? Allora, il mercato dei fumetti è in crescita. È in crescita, più 35% di vendite quest'anno. È in calo il mercato dei libri italiani, leggete. Bisogna sempre leggete. Perché leggere è potere. Vi apre la mente. Superpotere. È superpotere. Sì. Se la cultura ti aiuta tantissimo. Questo è venuto prima, quest'altro fumetto che stai prendendo, che è Nancy, la giornalista picchiatella di San Benedetto del Tronto. Questo è proprio locale. Perché ci siamo accorti sui giornali locali che uscivano delle notizie. Sì.
veramente assurde. E noi che abbiamo fatto? Abbiamo preso quelle notizie, le abbiamo un po' rielaborate e abbiamo creato questo personaggio di Nancy, che è una giornalista che aspira a diventare una giornalista affermata, quindi vuole fare lo scoop della sua vita. Quindi diciamo che c'è un po' di vera TV lì dentro. Sì, anche. Ci siamo anche ispirati un po' a vera TV per alcune cose. Però nelle cose positive. Sì, vedevamo i servizi ed erano delle volte illuminanti, perché effettivamente io vengo da una grande città dove magari il servizio può essere anche brutale, si parla di cronaca. Qui magari delle volte leggevo imbrattato con la schiuma il parcheggio e magari noi facevamo volare il drone di Nancy dall'alto per vedere qual era il messaggio misterioso dei vandali, e dall'alto si leggeva scemo chi legge, cose così. Abbiamo fatto questo volume come primo volume parlando proprio di San Benedetto del Tronto per intero. No, sto vedendo questo del meteo, io nel frattempo leggo. È un fumetto che è, diciamo, satirico, ironico, ma le notizie sono quasi tutte, cioè, prese proprio originali, sì, adattate. Ma Raffaella, tu che ti occupi tantissimo anche dei testi, no? È bello rivedere anche i luoghi di San Benedetto disegnati, sì. Qui e là. Dove stiamo andando in questo periodo dove la censura sta praticamente ingabbiando la satira, perché mm-hmm. la satira è fondamentalmente libertà di pensiero, sì. libertà di espressione, dire quello che si pensa, dire il proprio pensiero in maniera democratica e rispettosa nei confronti sì. degli altri, non offensiva. Però qui iniziamo a dare una misura completamente differente proprio alle parole. Non alle intenzioni, alle certo. parole. Dove stiamo andando? Cioè, questa satira, per esempio, no? Ci potrebbe essere qualche giornalista che si offende e inizia la polemica, giusto certo. per intenderci? Sì. Io sarei di prenderla sempre a cuor leggero, perché comunque è una cosa che si fa per stimolare la risata in genere. E quindi anche se tu ti senti preso nella satira, puoi solo che fare una risata e passarci sopra, ci sono valori più importanti che se presi in giro potrebbero essere diciamo più offensivi per la persona, piuttosto che una semplice satira o una battuta. Dividiamo anche la satira dal black humor, c'è un black humor eccessivo. Io ultimamente ho letto battute dove si prendeva per deridere la gente il fatto che fosse perché sei come fossi omosessuale, è come se fossi autistico, è come se fossi mongoloide. Non puoi usare delle cose che sono normali o che comunque potrebbero creare un disagio a una persona e usarle come strumento offensivo per fare quella che delle volte viene definita satira, ma è black humor di cattivissimo gusto, perché quando offendi qualcuno c'è sempre chi se la ride su, chi medita e cova vendetta, detto così era inquietante, medita e cova vendetta, e c'è anche chi invece va sotto a un treno, come si dice. Il cyberbullismo parte anche dal black humor eccessivo, quindi la satira è divertente, sicuramente un politico se l'aspetta, un personaggio pubblico famoso se l'aspetta, un personaggio meno famoso, magari un ragazzo che vedi per strada, fargli una foto e prenderlo in giro vuol dire fare cyberbullismo, e vuol dire delle volte portarli, abbiamo sentito tanti telegiornali portarli al suicidio perfino. E questo è un problema serio, un problema che in qualche modo sta colpendo soprattutto gli adolescenti, ritornando anche al discorso dell'immagine. In questo nei fumetti non c'è, il fumetto è democratico, è assolutamente giusto e rappresentativo della realtà, per quanto poi i superpoteri possano, no, dare come dire, un qualcosa in più, aggiungere un quid in più e determinare il mondo dei cattivi, il mondo dei buoni, ma è proprio questo, cioè racconta la realtà è questa, noi abbiamo veramente dei superpoteri, siamo noi che scegliamo di intraprendere una strada, quella del male o quella del bene, invece
In altre situazioni c'è una sorta di omologazione perfetta che stabilisce degli schemi e induce i ragazzi a doversi immedesimare per forza, acquisire determinati principi e valori, perché se no non vengono accettati. Non vengono integrati, sì. Non vengono integrati. Invece il fumetto insegna tutto il contrario. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Se siete più forti del prossimo dovete proteggerlo, non usare questa forza per sentirvi superiori. Se siete più intelligenti, non tenete la cultura per voi, distribuitela. Fate sì che gli altri arrivino ad essere come voi, perché in un mondo dove tutti siamo forti uguali, in un mondo dove tutti siamo intelligenti uguali, è un mondo migliore, perché la gente non pensa a farsi la guerra, non pensa a prevaricare, pensa a creare, pensa all'ingegno, pensa all'arte. Quindi, secondo me, il fumetto in questo fa tanto. Già pensiamo ai supereroi che arrestano anche i cattivi, quelli più assurdi, i cattivi tipo i folli come il Joker. Batman non uccide il Joker, Batman lo arresta, perché il supereroe non uccide il malvagio, il supereroe lo assicura alla giustizia. Anzi, c'è anche un conflitto, no? Quella parte, se la vogliamo definire black, del supereroe, come lo yin, sì, lo yang, nel bene c'è il male, nel male c'è il bene, tutta quella parte frustrante del supereroe che in qualche modo ha vissuto a causa di un trauma lo mette sempre in dicotomia con l'antagonista, quindi fa capire che nonostante sia arrabbiato uguale, nonostante sia arrabbiato e diventi nero, mettiamo Batman, e abbia tutte le giustificazioni di questo mondo di fare quello che vuole, lui invece sfrutta quella rabbia in positività e la trasforma, che è un po' quello che diciamo con le nostre pillole detox con Ruiz sulla psicologia. È molto introspettivo il significato che è nascosto dietro i fumetti, tantissimo. Yeah. Ma è un po' anche premonitore. Cioè, se io dovessi immaginarmi la Gotham City di 20 anni fa, 25 anni fa, quando leggevo, quando vedevo i cartoni animati di Batman e dopo mi sono vista tutta la filmografia. È New York. Oggi Gotham City esiste veramente. Sì, sì, è New York. Sono i quartieri di New York che rappresentano l'attuale Gotham City. E soprattutto la cosa importante di questa situazione è il fatto che Batman sia un supereroe che lo chiamano il Cavaliere Oscuro, appunto, quindi anzi in un certo momento viene anche odiato dalla popolazione per le sue azioni, però lui continua a essere il supereroe che Gotham non merita, quindi... Vero, questa frase. È una cosa molto... ancora che va oltre l'essere un supereroe semplice o lineare, quali altri supereroi che abbiamo visto sia in Marvel che in DC. Inevitabilmente mi viene da farvi questa domanda. E perché oggi Joker viene scelto come protagonista e raccontato come un supereroe al contrario giustificato? Qua è difficilissima, perché io non farò nomi politici, ma qui stiamo andando sulla politica. Perché Joker funziona? Perché Joker è l'eroe della massa arrabbiata. Joker grida con loro, come succede attualmente, io non faccio nomi, in politica. La politica forte attualmente è quella che grida insieme al cittadino arrabbiato. Io odio gli ombrellini che abbiamo qua intorno, il politico esce e mi fa: questi ombrellini fanno schifo, perché sa che milioni di italiani odiano questi ombrellini. Naturalmente non odiano questi ombrellini perché sono carinissimi. La scansa di equivoci. Che succede? Che se tu strilli con me hai il mio supporto. Quindi è una trovata marketing. È una trovata marketing. Joker non può essere buono, Joker è pazzo, è malvagio. Come dice nella saga del Cavaliere Oscuro, lui è un agente del caos, lui neanche è malvagio, lui semplicemente vuole il caos, vuole portare la distruzione. Un personaggio che uccide solo perché è frustrato dalla vita non può essere considerato un eroe. Il problema è che oggi siamo tutti frustrati dalla vita e quindi ci riconosciamo un po' in Joker e lo sanniamo come un eroe. Lo giustifichiamo. Lo giustifichiamo.
È vero, è una giustificazione che è sbagliatissimo, nonostante quel film sia stato veramente bello. Sì, e noi ci è piaciuto. Ci è piaciuto molto l'ultimo film della Gioia. Un'azione pazzesca da 20 Oscar. Sì. Poveraccio, ma tutto, scenografia, musica, interpretazione, tutto, tutta la storia, la storytelling pazzesca, però il discorso è proprio questo, è per quello che vi ho fatto la domanda. Bene, bene, ragazzi, io vi rapirei, ecco, io mi sono innamorata del sorriso di Raffaella, della capacità, della potenza di fuoco, un superpotere di Valentino, veramente complimenti. Grazie. Però facciamo, ecco, una scarrellata anche su queste opere che ci hai portato, perché tu utilizzi questa tecnica particolare, Vale. Sì, faccio pirografia. Faccio io, vai Domenico. Pirografia che in genere si utilizza per le immagini sacre. Molto spesso si fanno quadri di immagini sacre, io ho deciso di fare le copertine dei manga e dei DVD, degli anime, perché giustamente essendo questo il nostro settore abbiamo preferito lavorare così, con un migliaio di gradi. È difficile! Sì, perché devi regolare la temperatura da 200 a 1000 gradi e fare le sfumature sul legno, basta uno sbaglio e passi la tavola da parte a parte. Non è che c'è la gomma o graficamente cancelli. Se sbagli butti 12-14 ore di lavoro. Poi l'arte da qui si differenzia. Beh, più è difficile, più si esalta la bellezza, no? Sì. Guardate, questo che capolavoro, che meraviglia. Ragazzi, diamo un po' di coordinate. Intanto, dove vi possiamo continuare a seguire? Perché io mi sono innamorata follemente di voi. Allora, i nostri fumetti si trovano su Amazon, acquistabili tranquillamente. E fanno parte del progetto Indelebili Press, se posso dire un attimo che cos'è. L'Associazione Culturale Fumetti Indelebili ha avviato una sottobranca che si chiama Indelebili Press. Indelebili Press è praticamente un contenitore che aiuta i ragazzi con le loro autoproduzioni a superare tutte le fasi difficilissime della pubblicazione. Noi gli forniamo degli editor, li aiutiamo con l'impaginazione, sosteniamo le spese di stampa, realizziamo noi i volumi, gli apriamo l'account su Amazon, noi non percepiamo royalty né guadagni dalle vendite dei fumetti. I ragazzi non sono vincolati con noi da un contratto permanente, sono liberi se trovano un altro autore, un altro editore, pardon, che anche noi cerchiamo di trovargli, di vendere la loro storia, ma noi gli realizziamo il fumetto, lo portiamo nelle nostre fiere, li ospitiamo come ospiti, li pubblicizziamo, li intervistiamo alle nostre trasmissioni e gli distribuiamo il fumetto. Cosa che attualmente non fa nessuno. Il discorso che facevi poco fa è una sorta di etica, di un superpotere pazzesco, che questo ti permette poi di far arrivare tantissime persone, perché è così che si crea in qualche modo, sì, no? Il legame, il rapporto. È nostra responsabilità, noi abbiamo acquisito la conoscenza per poter far saltare questi step ai ragazzi che vogliono fare questo mestiere e lo trovano molto difficoltoso. E i nostri social? Scusate, dovevo dirlo perché è una cosa bellissima che a me piace tantissimo. Su Facebook c'è CPM Friend, la pagina, e lì di solito noi pubblichiamo i nostri disegni, i nostri sketch, diciamo. E poi vabbè, ci sono le pagine del San Beach Comics e di Fumetti Indelebili, in cui aggiorniamo con notizie del mondo del fumetto. E ovviamente San Beach Comics invece è dedicata proprio alla manifestazione, agli ospiti e tutto quello che riguarda la manifestazione. Oltre al nostro canale YouTube che è San Beach Comics, dove trovate tutte le dirette che facciamo dei nostri programmi che riguardano il cinema, i fumetti, i videogiochi e anche la cultura musicale. E i libri. E i libri, è vero, questa settimana iniziamo con un bel libro. In qualche modo faremo uno scambio, dai, sì. Ci rincontreremo quest'inverno, chissà, aspettando San Beach Comics per il prossimo anno, che tutto possa andare via. Dobbiamo tirare fuori un superpotere, ragazzi, forse ce l'abbiamo, perché ricordatevi che la fantasia è il frutto della realtà, perché la vita ha più fantasia di noi. Quindi abbiamo conosciuto Valentino e Raffaella, abbiamo capito di questo grande superpotere e quindi non ci rimane che coltivare questa meravigliosa creatività. Noi chiudiamo qui, ma solo momentaneamente, facendo un in bocca al lupo ai ragazzi. Grazie, 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 grazie. Grazie. Ma poi Nancy che fine ha fatto? Ancora prova a diventare famosa. Ok, beh. Invitiamo Vera TV il prossimo anno a venire da noi al San Beach Comics fisicamente. Va bene, sarà fatto. Noi andiamo in pubblicità e